Serait plus blanc que la neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, et je serai plus blanc que la neige. Ô pécheur, loin de toi, souvent mon cœur s'est égaré. Mes péchés sont roses cramoisis, l'eau ne peut pas les nettoyer. Jésus, je viens à ta fontaine, ne comptant que sur ta promesse. Lave-moi par ton divin lavage, et je serai plus blanc que la mer. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, et je serai plus blanc que la neige. Que Dieu vous bénédique. Canteremo il cantico numero 98, quale amico in Cristo abbiamo. È bello cantare per il Signore. Amico in Cristo abbiamo, quale rifugio nel dolore. Il y a mis
Primo Re, capitolo 16. Primo Re, capitolo 16. Leggeremo dal versetto 29. Leggeremo dal versetto 29. Acab, figliolo di Omri, cominciò a regnare sopra Israele l'anno 38 di Asa, re di Giuda, e regnò in Samaria sopra Israele per 22 anni. Acab, figliolo di Omri, fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno più di tutti quelli che l'avevano preceduto. E come se fosse stata per lui poca cosa, lo abbandonasse ai peccati di Geroboamo, figliolo di Nebat, prese per moglie Jezabel, figliola di Ecbal, re di Sidoni, e andò a servire Baal, a prostrarsi dinanzi a lui, e eresse un altare a Baal nel tempio di Baal che edificò a Samaria. Acab fece anche l'idolo di Astarte. Acab fece più per provocare a sdegno l'Eterno, il Dio di Israele, di quello che non aveva fatto tutti i re di Israele che l'avevano preceduto. Che Dio vi benedica. Volevo andare un po' avanti oggi, sempre parlando della donna in viola. Avevo detto che oggi andremo avanti a parlare del suo voto come il sole. Ma ho pensato di aggiungere un po' qualcosa ed andare avanti. E come l'ho sempre detto, sarà un messaggio breve
che Dio ci aiuterà a vedere qualcosa, perché William Branham dice che bisogna che noi mettiamo il chiodo con il martello, così possiamo colpire bene affinché la cosa entra. Crediamo tutti che Dio ha mandato il profeta affinché possiamo avere la visione chiara sugli avvenimenti che sono successi e stanno succedendo sulla terra. E noi crediamo che il profeta ha aperto i sigilli e che l'apertura dei sigilli, come l'ha detto lui stesso, ha fatto sì che la Bibbia è diventato un nuovo libro. Per noi non leggiamo più la Bibbia come solevamo leggere la Bibbia, ma quando la prendiamo oggi la vediamo sotto l'angolo dell'apertura dei sigilli. È per questo che tante cose e tanti linguaggi è cambiato. Come l'abbiamo detto, Dio ha fatto un primo esodo con Mosè, e questo primo esodo è stato un esodo fisico, da un paese fisico a un altro paese fisico, cioè dall'Egitto verso la terra promessa, dove hanno fatto i bagagli per viaggiare. E questo si è visto, hanno preso le loro pecore, tutto quello che avevano per iniziare un viaggio fisicamente, e hanno fatto un viaggio per 40 anni. Beh, sapete che questo viaggio poteva durare solo 3 giorni, perché vi ricordate che i fratelli di Giuseppe, quando sono partiti da Israele per venire nella terra di Canaan, per venire in Egitto, hanno fatto 3 giorni. Ma Dio, sapendo che la gente che usciva con Mosè era una marmaglia, che dentro c'erano tanta gente che non potevano entrare nella terra promessa, Dio ha fatto sì che su quella strada di 3 giorni iniziasse una guerra. Allora Dio ha detto a Mosè: giratevi dall'altra parte e prendete la strada del deserto. E lui sapeva che dopo la traversata, Dio sapeva che dopo che avranno attraversato il Mare Rosso, allora le porterà fino al confine, e poi ci saranno quelli là che diranno, che saranno lì i dubbiosi, quelli là che possono dubitare della parola, e che moriranno tutti lì nel deserto. Le ha fatto girare nel deserto per 40 anni, un anno per un giorno, perché hanno fatto 40 giorni per arrivare al confine della terra promessa. E Mosè ha preso 12 predicatori, un uomo da ogni tribù, per mandare sulla terra promessa. E quando sono arrivati, hanno portato l'evidenza della terra, che la terra esiste, reale. Hanno portato i grappoli, tutto, l'uva della terra promessa. E quando l'hanno portato, hanno detto: la terra è reale. Ma 10 predicatori hanno detto: no, non possiamo. È troppo difficile. Ci sono i giganti sulla terra. È vero, ci sono i giganti sulla terra. I giganti ci sono ancora oggi, ci sono tanti giganti nella terra promessa, perché William Branham dirà che il messaggio dell'ora è la nostra terra promessa, e su questa terra promessa ci sono i giganti, i figli di Anak, che bisogna affrontare, altrimenti non potete prendere il paese, non potete gustare i frutti deliziosi di questo messaggio. Bisogna attraversare, affrontare i giganti. E per affrontare i giganti ci vogliono Giosuè e Caleb. E questo è un altro mistero, perché voi dovete avere nella vostra vita Giosuè e Caleb, altrimenti non potete. Se voi vi appoggiate, se voi guardate questo messaggio con i 5 sensi del corpo, i 5 sensi dello spirito, non andrete avanti, ma ci vuole uno in più che vi porta a fronteggiare questa battaglia. Allora lì, quando i 10 hanno detto no, non possiamo, automaticamente Dio ha detto: non ci sono problemi, Mosè, che girano la strada. E Branham ha chiamato questo posto il trono del giudizio, il trono bianco del giudizio. E come solevo dire, non è che c'era lì una sedia bianca dove è seduto là sopra un personaggio che si chiamava Dio, ma il trono del giudizio in quel momento era Mosè, il trono bianco, non c'è più grazia. Poi che l'indomani si sono ravveduti, hanno detto: Mosè, quello che abbiamo fatto ieri, no,
ci siamo dispiaciuti, ci siamo ravveduti, andiamo ora. Mosè ha detto a loro no, non andate perché Dio ha già deciso. Dunque, ma sono andati, sono morti perché Dio non è più con loro. Dio ha deciso che devono morire e sono morti. Il trono bianco del giudizio. E quando parliamo del trono bianco, come l'ho detto e lo ripeto, non è che là c'era una sedia bianca, ma il trono è il profeta. E oggi abbiamo ricevuto il trono di Dio, tutto il consiglio, la parola rivelata. E la parola è sempre stato il trono e il giudizio di Dio sulla terra, perché Dio giudica ogni uomo secondo la sua stagione, l'epoca in cui egli ha vissuto, con la parola rivelata per quel giorno. E tutto noi lo sappiamo. Dunque, allora Giosuè e Caleb hanno detto: noi siamo più che capaci di fronteggiare quei giganti, i figli di Anak, perché in questo messaggio dovete fronteggiare i figli di Anak, dovete fronteggiare i giganti. E Dio ha fatto a posto che ci siano dei giganti in questo messaggio, e quei giganti si sono ancora, e questo fa sì che molti fratelli hanno lasciato, molti hanno detto no, non ce la facciamo. Sapete, dico sempre questo, per vedere la bellezza di Gerusalemme dovete attraversare i lebbrosi, perché Dio ha fatto sì che ha detto a Mosè che i lebbrosi devono stare all'entrata della porta di Gerusalemme. E quando uno sente parlare di Gerusalemme, questo messaggio glorioso, la parola di Dio, la città santa, dice: ma vado a vedere. Ma quando arriva a Gerusalemme, la prima cosa che trova sulla porta sono i lebbrosi. E se voi vi fermate ai lebbrosi, i peccatori, i fratelli che si sono comportati male, che hanno fatto questo, questo ha rubato, questo ha preso la moglie di questo, questo ha mentito, se voi vi fermate a queste testimonianze dei fratelli che voi avete sentito, che erano nel messaggio ma hanno fatto questo, erano nel messaggio ma hanno fatto questo, se voi vi fermate a questo, voi non vedrete la bellezza del messaggio, perché ogni visitatore che viene da lontano per vedere Gerusalemme deve attraversare i lebbrosi. Quando voi riuscite a passare questo muro dei lebbrosi, entrate nella città, allora vedete la bellezza del Tempio, vedete la piscina di Betesda, ci sono tanti luoghi bellissimi a Gerusalemme, la città santa che è Dio, il messaggio dell'ora. Dunque ho detto che parleremo ancora poco della donna in viola, e ho detto che voglio leggere due cose. Vogliamo prendere qualcosa nelle sette epoche, mi sembra nella pagina 99, nella versione tradotto della, mi sembra la VGR, sì, mi sembra, sì, 99, se voi l'avete così. Ora, è nell'epoca di Efeso, ora, sia questo ben chiaro, la scrittura non gioca con le parole. Tutto ciò che è nella testimonianza è lì affinché gli occhi unti lo vedano. Esso è lì per uno scopo. Tutto quello che Dio ha messo nella parola è lì per uno scopo. Perché William Branham dirà: se voi leggete la Bibbia, anche il punto che è messo sul I, voi dovete vedere Cristo. In quel punto, se non lo vedete, rileggete la Bibbia. Ora, sia questo ben chiaro, la scrittura non gioca con le parole. Tutto ciò che è nella testimonianza è lì, affinché gli occhi unti, dunque ci sono quelli là che avranno gli occhi unti per vedere le cose. Alcuni non lo vedranno, alcuni verranno, prenderanno gli opuscoli, le leggeranno. E come dicevo poco fa con mia moglie, questo messaggio non è un movimento, non è un club, non è una chiesa, non è una denominazione, è la parola di Dio rivolta ai uomini affinché chi è un eletto
lo vede e lo crede e va avanti. Che viene in una chiesa del messaggio, che non viene in una chiesa del messaggio. L'importante è che questa parola afferra il suo cuore, perché è questo il proposito di Dio. Dunque, la donna in viola. Volevo leggere solo due citazioni per concludere. Allora, abbiamo detto che William Branham, abbiamo letto nelle sette epoche, che nell'epoca di Laodicea, dove William Branham ha parlato delle sette visioni che Dio lui ha dato. E in quelle sette visioni abbiamo parlato di Mussolini, abbiamo parlato di Hitler, abbiamo parlato della macchina bombata come le uova, abbiamo parlato della condizione morale delle donne, ma la sesta visione, come l'avevo detto ultimamente, ogni volta che c'è un'elezione in America, la donna presidente, la donna presidente, e tutti guardano, questa è la terza carica dello Stato, questo è il secondo personaggio, è diventato un grosso problema. Ma come Dio risolve sempre i problemi per i suoi figli, non ci ha lasciato senza testimonianza. E nell'opuscolo, per fede Mosè, che ascoltavo questa mattina, William Branham dice qualcosa qui, che mi piacerebbe leggere. Questa sarà una piccolissima predicazione che faccio oggi. Branham dice dal paragrafo 8: ho preso in mano l'altro giorno un vecchio libro lassù. Ho letto riguardo alle cose che il Signore ha dette, predette, già avvenute. Riguardo a questa cosa giovanile e come la guerra si sarebbe risolta e tutte quelle cose sono avvenute. Le uniche due cose rimaste in una di quelle grandi profezie, cioè che le macchine vadano sulla strada con un controllo a distanza, somigliando a un uovo, solamente non le guidate, si controlla da sé. E poi, è qui che mi interessa di più, e poi ci sarà una donna potente qui. E poi ci sarà una donna potente che sorgerà. Dunque, quella profezia, questa predicazione di 58, 50, quella profezia, 58, Kennedy non è ancora stato eletto. 58, Branham dice, e poi ci sarà una donna potente che sorgerà, poiché l'America è una nazione della donna. Sarà una donna potente, sorgerà, e sarà presidente o qualcosa di simile nella nazione. E poi avverrà un annientamento totale. L'intera nazione sarà spazzata via. E quello io predico. Ora, questo non è il Signore che dice questo. Là, tra riguardo alla donna, lo è il Signore. Ma io predetto nel 1933 che il mondo incontrerà un annientamento totale prima del 77. Questo è quello che William Branham ha detto. E noi l'abbiamo letto, l'abbiamo riletto, l'abbiamo letto tante volte. E abbiamo visto che nell'anno 60 è stato eletto Kennedy, presidente degli Stati Uniti. E voglio leggere alcune citazioni qui questa sera, perché voglio leggere solo il profeta oggi. Perché nel mio messaggio di domenica avevo letto qualcosa qui, nella religione di Jezabel. E partiremo sempre di là. Partiremo sempre di là. Nella religione di Jezabel. Scusatemi che prendo le
La citation est écrite. Chrétien. Informato che non mi prende le cose correttamente oggi. Ok, scendiamo un po' la religione di Jezabel. Ok, leggiamo, scusate un po'. E voi gente per la politica, la religione di Jezabel, paragrafo 6-8. E voi gente per la politica, perché siete solo un buon democratico, avete votato per qualcosa del genere e avete venduto i vostri diritti di primogenitura dell'americanismo e del cristianismo per cederlo alla prostituta che ci fece correre in questa nazione. Quello ci ha reso ciò che eravamo. Vedete come si è mossa furtivamente e domenica abbiamo visto che chi è la prostituta e abbiamo preso Apocalisse 17 per dimostrare che la prostituta è la Chiesa Cattolica. Ok? Molto facilmente. Vedete come si è mossa furtivamente, molto facilmente. Molto facilmente finché ora esse è sul trono, scelto il trono della Casa Bianca. E abbiamo aggiunto, sempre nella religione di Jezabel, nel paragrafo 6.1, William Branham dice questo. Ripensate, paragrafo 74, ripensate alle pagine della storia, tornate indietro e vedete se ciò sia del tutto quasi incostituzionale esserlo. Anni fa non l'avrebbero fatto, ma vedete, abbiamo venduto i nostri diritti cristiani alla politica ed è che come il diavolo si è insinuato. Per Jezabel, Acab non era nient'altro che un prestanome. Jezabel era lei che comandava, Acab era solo un prestanome e perché è stato un matrimonio politico. Perché Acab ha fatto questo matrimonio perché non è che voleva una moglie, ma ha fatto un matrimonio politico, come la Chiesa Cattolica e l'America hanno fatto questo matrimonio perché gli americani hanno bisogno di soldi e il Vaticano ha bisogno dell'esercito americano, è un matrimonio politico. Ok, per Jezabel Acab non era nient'altro che un prestanome. Ecco cosa sarà tutto questo. Solo un prestanome, lui stesso non lo farà, ma quel sistema che gli sta dietro lo spingerà a ciò. Esattamente così, pizzicatevi la coscienza voi cristiani, svegliatevi, è più tardi di quanto pensiate. Quando Branham aveva fatto queste profezie, qualcuno poteva dire, per non far venire la Chiesa Cattolica al potere, io non voto Kennedy. Ma come la parola si deve adempiere? Kennedy deve venire al potere perché la Chiesa Cattolica deve prendere controllo della Casa Bianca, deve prendere controllo dell'America, deve controllare tutto il sistema. E per Jezabel, Acab non era nient'altro che un prestanome. Ecco cosa sarà tutto questo, solo un prestanome. Lui stesso non lo farà, ma quel sistema che gli sta dietro lo spingerà a ciò. Esattamente così, pizzicatevi la coscienza. Voi cristiani, svegliatevi, è più tardi di quanto pensiate. La condizione in cui si trovano loro e in che modo si lasciarono andare. Guardate come diventò Israele. Come essi si... Sapete che William Branham ha preso la storia di Israele e l'ha paragonato alla storia d'America. Ha detto la terra.
israeliani sono partiti dall'Egitto, hanno preso la terra che non è la loro, sono diventati padroni, hanno ucciso il popolo del luogo, hanno avuto grandi re come l'America, hanno ucciso gli indiani, hanno preso la loro terra, hanno avuto dei grandi presidenti finché Acabe è venuto al potere con Jezabel. Guardate come diventò Israele, come essi si lasciavano trasportare dalla corrente, finché alla fine venne Jezabel. Guardate come diventò l'America, si è lasciata trasportare dalla corrente mondana finché alla fine Jezabel occupò il trono. Ah, Jezabel è venuta sul trono. Proprio così. Ora, in realtà, Jezabel non fu sul trono d'Egitto, ossia sul trono di Israele, ma lei era il capo principale dietro al trono. E la gerarchia cattolica non è sul trono degli Stati Uniti, ma essa è il sistema dietro esso, poiché lui è sposato a essa. E la Bibbia ha detto che in questo paese farebbero un'immagine simile alla bestia. E le, domenica avevo parlato anche, perché solo sto parlando della donna in viola, perché oggi abbiamo visto Kamala Harris che è venuto con, con un vestito viola, e allora è diventato un grosso problema. La profezia si è adempiuta. Branham ha detto: abbiamo avuto un presidente cattolico, ne avremo altri. E ne avranno, se il mondo sarà ancora e andremo avanti, avranno altri presidenti. Ma la sesta visione di cui stiamo parlando, perché sento tante cose di cui stiamo parlando, di cui parla fratello Branham, che dopo questa sesta visione l'America va in frantume, si è adempiuto quando Kennedy è diventato presidente dell'America. E ho parlato del colore viola. E voglio aggiungere qualcosa sopra. William Branham ci parla qui. Nell'opuscolo conferenza del 25/11/1960. Ascoltate, così dice il Signore, pentitevi. Prevedo tre cortine. Nel nome del Signore ce n'è una chiamata cortina di ferro, e sappiamo che la cortina di ferro è la Russia, che sarà la Russia. Notate, la Cina rossa, i cinesi, questa sarà la cortina di bambù, si dice così? Di bambù, è così? Ma di bambù, ok. Allora, quella cortina, sapete, i cinesi sono la cortina di bambù, sono orribili, ma non fanno tanto paura, perché il dragone cinese non fa paura, ma il dragone che fa più paura è il dragone romano, perché è Satana vestito di vestito bianco, si è messo il colore viola. Sono orribili i cinesi, ma guarda questa cortina viola che si alza negli Stati Uniti e nel mondo. La cortina degli Stati viola si alza negli Stati Uniti e nel mondo. L'impero romano, il più crudele di tutti, ricorda nel nome del Signore, stai lontano da esso, stai lontano da tutto ciò che è collegato a esso. Non abbiamo tempo ora di leggere qualcosa, ma William Branham prende Apocalisse 18 e dice: questo è la Babilonia, e questa città. Branham, quando l'ha preso, ha guardato il Consiglio Mondiale delle Chiese, e William Branham dice: stai lontano da tutto ciò che è collegato a esso. Io non sono un cattolico, io non sono ma il romanismo è entrato dappertutto. Il romanismo è entrato dappertutto. E vi ricordo che William Branham dice che tutto finirà nel romanismo, tutto finirà nel cattolicesimo, tutti, tranne la sposa. Ma per non finire nel cattolicesimo, la sposa deve avere qualcosa, il filo a piombo, per vedere, perché nessuno riuscirà a pescare la sposa così facilmente. Ci vuole che la linea sia mandato in profondità per prendere il pesce a cobaleno. Non solo due chiacchiere che prenderanno la sposa, ma una parola, la parola predicata, perché William Branham dice: quando i grandi misteri sono aperti, i cuori tristi si riempiono di gioia. Allora, che cos'è la donna in viola?
Allora abbiamo visto che questo colore viola non è iniziato oggi in America, ma è già sul trono dell'America. William Branham, te lo puoi spiegare? Nell'opuscolo, la restaurazione dell'albero della sposa, dal paragrafo 328, leggiamo, William Branham dice, ma la Bibbia dice che il romanesimo, la Chiesa Cattolica, inghiottirà il mondo. E l'ha inghiottito il mondo, perché tutte le ricchezze del mondo si sono trovate in lei, lo sapete. Tutta la ricchezza del mondo si trova nella Chiesa Cattolica. Quando William Branham è andato là a Roma, gli hanno detto che doveva incontrare il Papa e gli hanno detto, quando tu vai là, tu, gli hanno tagliato le cose del pantalone, gli hanno detto, tu non ne devi mai girare la spalla, ok? E che cosa devo fare davanti a questo personaggio? Tu entri e tu gli batti l'anello. Branham ha detto no. Io l'anello di Jezabel, Elia non l'ha baciato, Elia no, Elia non lo farà. Ma la Bibbia dice che il romanesimo, la Chiesa Cattolica, inghiottirà il mondo. Prendete Daniele e scoprite la testa d'oro, il re Nebuchadnezzar, il regno babilonese, i Medi e la Persia, li succedettero, l'impero greco succedette a quello e Roma andò fino alla fine. Gesù è nato, la prima venuta è sotto l'impero romano e la seconda venuta è sempre l'impero romano. Quelle 10 dita dei piedi scorrono in ogni regno sottoterra. I 10 piedi è in quel momento che la pietra doveva scendere, l'abbiamo predicato al tempo di Esenoè e al tempo di Khrushchev, la pietra doveva scendere ed è già scesa. 329. Branham ci parla sempre delle cortine, perché poco fa abbiamo letto nell'opuscolo conferenza la cortina di ferro, la cortina di bambù e la cortina di viola. Branham dice qui, 329, c'è una cortina di ferro, c'è una cortina di bambù, c'è una cortina di porpora. Porpora è sempre viola. Fratello, tu non avevi timore di alcuna delle altre. Ma guarda quella cortina di porpora. Branham dice di non avere paura della cortina di ferro, la Russia, perché la Russia non fa male a nessuno. La Russia non conquista il mondo. La cortina di bambù sono i cinesi, tanto non vanno da nessuna parte, perché tutti guardano alla Cina oggi. William Branham dice siamo ritornati sulla costa ovest, dove non c'è più niente. Non avere paura, ma Branham dice c'è una cortina di ferro, c'è una cortina di bambù, c'è una cortina di porpora. E Branham dice, fratello, tu non avere timore di alcuna delle altre, ma guarda quella cortina di porpora. E la cortina di porpora è la cortina viola, Roma. Lei è posta proprio qui sul trono, oggi in questa nazione. Siamo nell'anno 62 e la cortina di porpora, la Chiesa Cattolica, è già sul trono in questa nazione in America. Andate avanti. Lei, la cortina di porpora, lei è posta proprio qui sul trono oggi in questa nazione. Ricordate proprio come fece Acab e Isabel dietro di lui. Quello è. La Bibbia chiama la Chiesa Cattolica Jezabel, prostituta. E Acab non era un tizio malvagio. Non dico che il signore Kennedy non sia un bravo uomo. Non so niente. Vedete, Acab, quando Naboth gli aveva rifiutato il suo giardino, Acab non l'ha ucciso. No, Acab ha detto che va bene, è andata a casa. Ma Jezabel, che era la mente dietro il trono, ha detto no, non può essere. E la Chiesa Cattolica, che è la mente dietro Kennedy, gli dice quello che deve fare. Leggete i discorsi di Kennedy. Non dico che il signore Kennedy non sia un bravo uomo. Non so niente di lui. È un uomo. È tutto quello che so. È il presidente. Credo che diventerà un buon presidente. Non è lui. È quel sistema dietro di lui. Aspettate finché lei entrerà.
strisciando nell'organo consultivo del presidente e ovunque possa, poi osservate cosa avverrà, guardate cosa ha fatto in altre nazioni, guardate cosa ha sempre fatto. Quando Trump è stato eletto presidente dell'America, la prima riunione a Roma, questo uomo non deve più vincere le elezioni 2020 perché ha messo un freno. E Trump non doveva arrivare lì, Trump doveva andare via perché le scritture dovevano adempiersi, ma non è la mia predicazione. Branham dice: fratello, c'è una cortina, qua che sono, c'è una cortina di porpora. Fratello, tu non avere timore di alcuna delle altre, ma guarda quella cortina di porpora. Lei è posta proprio qui sul trono oggi in questa nazione. Dunque non è la cortina Kamala Harris del 2021 che adempie la sesta visione. La sesta visione è stata adempiuta mentre Branham è ancora sulla terra. Anche se oggi possiamo avere tutte le donne in viola in America, per andare, tanto per cominciare, Kamala Harris non è manco cattolica. Era battista e poi è diventato anglicana, quello che mi hanno detto. Ok, lei è posta proprio qui sul trono oggi in questa nazione, la cortina di popolo è già sul trono. Paragrafo 300 e poi concludo leggendo ancora qualcosa qui. Paragrafo 331, e non dice la Bibbia in Apocalisse e non dice la Bibbia in Apocalisse 13, questa nazione è il numero 13, ha 13 righe e 13 stelle nella bandiera. 13 righe nella bandiera, 13, tutto in essa è 13, 13 colonie, tutto 13 e si trova nel 13° capitolo d'Apocalisse. Il secondo sigillo, paragrafo 277, è strano, ma l'America, Branham dice, è strano, ma l'America è il numero 13 ed è una donna, ed è strano che sa perfino appare nel 13° capitolo d'Apocalisse. Noi abbiamo iniziato con 13 strisce nella bandiera, 13 stelle, ogni cosa è 13, 13, 13, 13, e giù via tutto così. Ogni cosa è donna, 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 e giù via tutto così. E ricordatevi che William Branham ha detto che la sesta visione sono i voti popolari delle donne. E sono le donne che hanno votato per Kennedy. Kamala Harris, le donne non l'hanno manco votato, le donne hanno votato più Trump. 278. E infine, essa finirà, io lo predico, che una donna la controllerà l'America. Ricordatevi, fu 30 anni fa che io dissi questo. E delle 7 cose che io predissi, 5 di esse si sono già adempiute. E proprio ora essi hanno là l'uomo che porterà lei dentro. Chi porterà chi dentro? La Chiesa Cattolica. E voi l'avete votato dentro là attraverso le vostre politiche. Dunque l'avete votato voi stessi. La cortina di porpora era già sul trono quando Elia era sulla terra. Elia era già sulla terra, la cortina di porpora era già sul trono bianco della Casa Bianca. E là tutto era già fatto, la profezia si è adempiuta. E William Branham dice: che cosa rimane? Se abbiamo il presidente cattolico, che cosa rimane alla terra? Che cerchiamo di leggerlo. Che cosa rimane se no una tremenda... Lo prendo nell'opuscolo, qui, lo prendo subito, che lo leggiamo. Lo leggiamo qui, Branham dice qui, nelle 7 epoche, pagina 300. Recento 3,
La Chiesa cattolica si sta svegliando, si sta risvegliando. Noi abbiamo avuto un presidente cattolico e senza dubbio ne avremo un altro. Cosa dunque rimane? Che cosa dunque rimane? Branham dice, niente, eccetto che Ebrei 12:26, la cui voce scosse allora la terra, ma che ora ha fatto questa promessa dicendo, ancora una volta io scuoterò non solo la terra, ma anche il cielo. Guardate al re del nord, perché è lì. Branham ha detto, mi sono voltato e quando ho guardato tutto il mondo intero è diventato un fiume di cenere, perché la terra sarà distrutta, non c'è più niente. Dunque il mio scopo questa sera è di far vedere, fratello, sorella, che la cortina di popolo, la sesta visione, era adempiuta, mentre William Branham era ancora sulla terra. Che Dio vi benedica. Ogni giorno lungo il mio cammino, quale gioia sono nella sua mano. Sì, Gesù è sempre a me vicino, non temo, egli è mio sovrano. Del futuro non sono ansioso, con sua mano e mi conforta ogni giorno. Le prove trovo in lui riposo, nelle lotte sono vincito. Padre, grazie per questo culto. Lasciamo il resto della serata nelle tue mani. Guida i nostri passi. Possa tu benedire i nostri fratelli e sorelle. Ovunque si siano a quest'ora, Padre, che la tua pace e la tua tranquillità possa albergare nei nostri cuori. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.